Vi presentiamo il dibattito dal titolo La Calabria spiegata agli italiani, in cui dialogherà l'ex direttore del TGR, Domenico Nunnari, giornalista e docente universitario che ha lavorato 30 anni per la RAI come responsabile dei servizi giornalistici in Calabria e poi come vice direttore nazionale del TGR. Dialogherà insieme alla giornalista RAI Maria Vittoria Morano, conduttrice del programma televisivo Buongiorno Regione, prodotto dalla testata giornalistica regionale della RAI. Non vi rubiamo altro tempo e vi lasciamo all'interessante incontro. Prima passo la parola al vice sindaco di Soveria Mannelli, Antonio Caligiuri. Mario Caligiuri, scusate. Lo stesso. No, allora è un grande piacere, un grande onore portare il saluto dell'amministrazione comunale a questa manifestazione organizzata da Florindo Rubettino con questa iniziativa di cui tutta l'Italia sta parlando, la Calabria sta parlando in maniera particolare, e che riporta l'attenzione sul ruolo della cultura e sulla funzione civile che ha la cultura. E il libro che stasera viene presentato, quello di Mimmo Nunnari, va proprio in questa direzione. Capire che cos'è la nostra regione, un buco nero del quale ha bisogno probabilmente il nostro paese per giustificare tante omissioni. La lettura di Mimmo Nunnari, amico della nostra comunità, del nostro paese da tempo. Ricordo la bellissima esperienza di Città Calabria con il grande editore Rosario Rubettino, e quindi stasera è insieme con noi a presentare questo libro, un'occasione di riflessione, un momento importante per tutti. Lo fa con una giornalista di grande valore, con Maria Vittoria Morano, che è il volto, uno dei volti più noti della RAI regionale, e quindi l'appuntamento di stasera è significativo, è importante, sottolinea la funzione decisiva della cultura come motore di cambiamento. Non rubo altro tempo, un saluto e un applauso ai nostri ospiti. Allora, un grazie per l'accoglienza calorosissima. E non mi aspettavo, devo essere sincera, la presenza di tantissimi giovani, e quindi la cosa mi rende ancora più felice e più entusiasta di essere qui. Volevo fare una piccola premessa, volevo dire alla giovane collega, insomma conduttrice, lei ha sbagliato il nome del dottor Caligiuri, io ho sbagliato il nome di un vescovo. E sono stata profondamente cazziata, scusatemi l'espressione, un po' volgare, sì, perché il primo anno, credo fossero le prime settimane non appena arrivata in Calabria alla TGR, mi toccò intervistare il vescovo, e nella fretta comunque di andare in onda e di scrivere il testo, pur essendo io calabrese, però avendo vissuto praticamente una vita fuori e poi tornata dopo tanti anni, non è che conoscessi i nomi, i personaggi, le cose. E quindi così, in un attimo di un lapsus, il vescovo Monsignor Domenico Nunnari. Potete capire che cosa si scatenò. Tutti gli alti e le più alte sfere del mondo ecclesiastico, del mondo politico e soprattutto del giornalismo, penso mi maledirono. E in particolare la caporedattrice dell'epoca, la dottoressa Anna Maria Terremoto. E l'unico che mi chiamò facendosi una grassa, sana, risata, e sì, che mi lavò da lì, sì, fu lui, fu il vescovo che mi chiamò dicendomi: cara collega, non ti preoccupare, in fondo sono anch'io un giornalista, quindi Domenico, Salvatore, ma sì, che cosa cambia? Perché ovviamente in testa io avevo il nostro direttore, quindi Antonio, ma Salvatore, poco importa, tranquilla. Allora, un benvenuto ovviamente calorosissimo, grazie agli editori, a Florindo Rubettino.
Sono particolarmente felice ed onorata di aver ricevuto questa telefonata dalla casa editrice Rubettino per partecipare insomma a questo festival e in particolare per chiacchierare, perché di fatto è una piacevole, spero lo sarà anche per voi, insomma piacevole chiacchierata, e vi invito a partecipare insomma perché vorrei che fosse un dibattito aperto a tutti con il mio direttore. E io non ho avuto il piacere e la fortuna di averlo come collega giornalista alla TGR Calabria, perché ovviamente sono arrivata molti anni dopo, però l'ho conosciuto in Molise, quindi in un'altra regione dove io ho iniziato l'attività in RAI, e lui all'epoca era il direttore, insomma il vice direttore di alcune delle regioni delle testate della TGR, e quindi il nostro primo incontro avvenne in territorio neutro, cioè in Molise a Campobasso, e poi insomma da lì è iniziata il nostro rapporto. Quindi quando mi hanno contattato per questa cosa, io ho accettato veramente con grande gioia e con grande onore. E non vi nascondo neppure che questa è la prima volta in cui io non mi sono preparata assolutamente nulla. Nel senso che quando vado a presentare un libro, quando mi si chiede di fare insomma un qualcosa, inevitabilmente io studio. Ora direte, non si è letta manco il libro. No, il libro l'ho letto, mancherebbe pure, però non ho preso appunti, perché questo libro è un tale ricco compendio, io l'ho definito prima una sorta di enciclopedia in 190 pagine, perché veramente chi non conosce la storia non soltanto della Calabria, ma dell'intera nostra, del nostro paese, e può qui trovare una miriade di spunti di tutti i tipi, a livello storico, a livello antropologico, a livello letterario, di citazioni, di riflessioni. E quello che mi ha colpito è la lucidità e anche l'armonia nello svolgimento appunto di un racconto così complesso a metà tra il saggio e l'inchiesta giornalistica. Ho ascoltato alcune interviste rilasciate dall'autore in cui dice appunto il titolo forse è ambizioso. Il titolo è ambizioso, ma è un libro del genere non potevano meritare un titolo del genere. La Calabria spiegata agli italiani, perché i pregiudizi e i preconcetti su questa terra sono tanti. Nella stragrande maggioranza dei casi credo che i primi responsabili della visione negativa della nostra regione siamo noi stessi, siamo noi calabresi, perché abbiamo sempre questa cosa di piangerci addosso, e forse sarebbe il caso invece di iniziare a reagire, a rimboccarsi le maniche, a non aspettarsi aiuti dall'alto, perché insomma la vera rivoluzione secondo me può partire solo ed esclusivamente dal basso. E da realtà come questa, cioè Soveria Mannelli per esempio è l'esempio concreto di una realtà in cui i singoli cittadini, con le loro attività, con la loro intraprendenza, con la loro intelligenza, con la loro voglia di fare, hanno realizzato dei piccoli, grandi imperi culturali, economici, che portano in giro alto il nome della Calabria. Questo, vabbè, è semplicemente una brevissima introduzione, ho parlato fin troppo, io do la parola al direttore Nunnari, anche perché poi insomma ho anche una serie di domande da fargli e spero ce ne saranno anche da parte del pubblico. Grazie, grazie Maria Vittoria. Intanto prima di introdurci così nel tema di Calabria spiegata agli italiani, devo dirti una cosa a proposito di Monsignor Salvatore Nunnari, cioè non ti devi preoccupare di aver sbagliato il nome, perché quando è stato nominato vescovo la prima volta a Sant'Angelo dei Lombardi, prima del suo arrivo a Cosenza, e la notizia è stata data dal Vaticano e l'agenzia ANSA evidentemente gli hanno telefonato: vescovo a Sant'Angelo dei Lombardi, Monsignor Nunnari. Qualche collega gli suonava meglio Domenico, quindi la prima notizia ufficiale della nomina a vescovo è di Monsignor Domenico Nunnari, e lui c'ha il ritaglio, ma non solo, ma quando poi è venuto a Cosenza, dove io per 20 anni sono stato lì in RAI, gli veniva facile a tutti, Monsignor Domenico Nunnari, scrive, ogni tanto mi telefonava, perché dovete sapere, lo conoscete tutti, e oltre che essere un grande uomo di chiesa, è una persona spiritosissima, insomma, una persona
mi telefonava e mi diceva: Mimmo, c'è posta per te qua, c'è scritto Monsignor Domenico Nunnari, quando passi te la vieni a prendere. Quindi per dirti, insomma, assolutamente. Grazie Maria Vittoria per questa introduzione e grazie anche a Mario Caligiuri. Stiamo facendo rete di nuovo, Mario, con questo libro. Cioè l'ambizione, oltre a che far conoscere il libro per quello che è, poi ognuno si fa un'opinione quando lo legge, ma l'ambizione è anche di fare rete, di cercare di mettere insieme un po' di risorse, di energie, di intelligenze che si sono un po' sperse e sparse sul nostro territorio, e forse c'è bisogno di riunirsi e di trovare un punto di riferimento. Anche Sciabaca Festival Mediterraneo può diventare un punto di riferimento, non solo per la discussione, il dialogo sulla Calabria, ma proprio su questo tema del Mediterraneo, che è un tema importantissimo, trascurato, riscoperto certe volte solo per fatti della politica, per le tragedie dei traghettamenti della morte, insomma, di alto e dell'accoglienza. Quindi è anche un modo, come dire, per rivederci e per fare rete. Allora, perché la Calabria spiegata agli italiani? Io non voglio parlarvi del libro, poi magari ci sarà occasione di parlare del libro. Voglio solo dire perché questo libro. Questo libro nasce da decenni, 40 anni forse, di relazione, di dialoghi, di incontri, di letture. E a un certo punto ho sentito questa esigenza di mettere insieme tutta questa esperienza, le letture, i ritagli di giornale, tutte queste cose, perché c'è stato in me sempre un interrogarsi: perché la Calabria è così? Ho cercato prima di capire io, di spiegarmi perché la Calabria è così. E quindi questo libro, La Calabria spiegata agli italiani, che non è ambizioso ma è presuntuoso sicuramente, perché sai, uno non deve mai dire ti spiego, questa parola io non la uso mai, non ho mai detto a nessuno ti spiego, però questo titolo ho insistito con l'editore perché si facesse questo titolo, La Calabria spiegata agli italiani, con un po' di presunzione. Perché? Perché rifiuto anzitutto l'idea che si è fatta, che ha la maggioranza dell'opinione pubblica nazionale, buona parte della classe culturale di questo paese, buona parte della classe politica, che questa sia la terra esclusivamente del male, terra irredimibile e terra persa. Io a questa idea non solo la rifiuto, ma ritengo che sia una grande menzogna, una menzogna storica, che spesso serve anche come alibi per non fare niente in Calabria. E allora, che cos'è la Calabria che ho cercato, come dire, di conoscere io per primo? È una regione che all'inizio della nostra vicenda nazionale, subito dopo l'unità, le è stato assegnato il ruolo di zona da sacrificare per consentire lo sviluppo di altri territori. Stamattina Francesco Bevilacqua, io sono arrivato tardi e non l'ho potuto ascoltare per intero il suo intervento che ha fatto, non so chi di voi c'era questa mattina, a un certo punto ho sentito che Francesco faceva un discorso di questo tipo, sulle megalopoli, milioni e milioni di abitanti, città di 10 milioni, di 20 milioni, con persone, con gente che arriva cacciata da altre parti dei loro territori. Soprattutto il suo riferimento era all'India e ad aree di questo paesi asiatici, altri paesi asiatici. E quelle persone sono state deportate, diceva Francesco Bevilacqua, e io in quel momento ho pensato: deportate perché dove loro lasciano quei territori sono destinati ad essere zone da sacrificare per fare insediamenti industriali inquinanti, per fare altre cose. Ecco che la Calabria è una zona da sacrificare per calcolo subito dopo l'unità d'Italia. E questo forse ci spiega poi anche perché è così la Calabria, perché nel libro io ho cercato di dire delle cose, di fare dei ragionamenti, di fare delle riflessioni, ma non ho nascosto il fatto che il male in Calabria c'è, che è diffuso, che è un male mefistofelico. Questo non l'ho nascosto nel libro, però ho cercato non di giustificare, ma ho cercato di comprendere. E allora che significa che a questa regione è stato dato il ruolo di zona da sacrificare? Significa che subito dopo l'unità d'Italia questa regione
è stata lasciata, emarginata, esclusa, e mentre le altre crescevano, mentre il paese in qualche maniera si armonizzava. Tu hai usato una parola, armonia, che a me piace molto. Se non c'è armonia, no, non si può costruire niente. Immaginate, anche la musica senza armonia è solo rumore. Quindi questo paese, che bisognava armonizzarlo, invece è diventato un paese con una zona da sacrificare per consentire lo sviluppo degli altri. E a mano che si è andato avanti, nessuno ci ha spiegato perché si costruivano le scuole, le strade, gli asili in Lombardia, le ferrovie in Piemonte, e qui le nostre scuole erano quelle della fotografia famosa, emblematica del 1952 sull'Europeo, in una famosissima inchiesta dove si vedeva in una fotografia in bianco e nero una scuola di Africa dove si vedevano bambini con i piedi nudi davanti a un braciere, e c'era scritto nella didascalia: questa è una stalla ed è l'aula dei bambini di Africa. Ecco, questo nel 1952, insomma quasi un secolo dopo dell'Unità d'Italia. E allora come può crescere un bambino, come può formarsi una società se gli strumenti per crescere che gli sono dati sono questi? Ecco allora, come dire, questa disuguaglianza e questa anomalia calabrese che è una questione all'interno della questione meridionale. Guardate, la questione della Calabria è ancora diversa e differente dalla questione meridionale, è ancora più difficile come lettura, è ancora più difficile da capire. Ecco allora qual è stato il percorso del libro. E questo libro ha tante date di nascita, Maria Vittoria, ha tante date di nascita perché... Ancora prima, diciamo, che io iniziassi questo lavoro, il nostro mestiere di giornalista, vi faccio solo due esempi e poi chiudo, perché altrimenti il discorso diventa lungo ed è giusto che tu mi faccia le tue domande. E nel 1962, ecco, ora dico una cosa che geograficamente ti riguarda. Nel 1962 avevo 15 anni. Leggevo un giornale, un settimanale che si chiamava Calcio e Ciclismo Illustrato. Era un bellissimo settimanale, Calcio e Ciclismo Illustrato, naturalmente in bianco e nero, ancora non si usava il colore per i giornali. In questo giornale a un certo punto vedo, sfogliandolo, un giorno, una settimana, il primo calciatore calabrese in Serie A. Si chiamava Fanello ed era un fornarino, un giovane fornaio di Pizzo. E allora, anche se avevo 15 anni, ho cominciato a interrogarmi: ma perché fa notizia il primo calabrese in Serie A? Ho preso carta e penna, Mario, ho scritto una lettera al direttore, il mio primo articolo è quello, è uscito sul Calcio Illustrato, e c'era scritto: ma caro direttore, ma qui di Fanello ne abbiamo tanti in Calabria, insomma perché tutta sta meraviglia? Forse non ne abbiamo molti, non emergono perché non sono osservati, come dire, tutte queste cose qua. Altre date di nascita del libro, cioè tutto questo è materiale che si accumulava nella... E finalmente me ne sono liberato con questo libro in un certo senso. Un'altra tappa fondamentale è Soveria Mannelli. Soveria Mannelli con una rivista che si chiamava Città Calabria, fortemente voluta da Rosario Rubettino, perché vedete, Rosario Rubettino non solo è stato un talento, ma era uno scopritore di talenti. Quando mi disse facciamo, la rivista esisteva già, ma era una rivista così culturale, cose culturali, un po' così, mi chiamò e mi disse: Mimmo, la dirigi tu, però gli dobbiamo dare una sferzata, una cosa. In questa rivista abbiamo chiamato a collaborare tutte persone che non erano giornalisti, ma erano, secondo noi, secondo l'editore, secondo le mie relazioni, le mie conoscenze, persone che stavano emergendo in questa regione. Uno di questi era un giovane professore di urbanistica a Reggio Calabria che si chiamava Alessandro Bianchi, non lo conosceva nessuno. Aveva una rubrica fissa Alessandro Bianchi. La soprintendente archeologica dell'epoca, Elena Lattanzi, scriveva per Città Calabria. Quindi, ecco perché ha tante date di nascita questo libro. E in quel giornale, ora mi viene in mente una cosa, sì, un giornalista c'era, ma era pubblicista, allora il primo articolo della sua vita su una rivista di Antonio Nicaso,
quello della premiata ditta Nicastro e Gratteri l'ha scritto per Città Calabria, che credo forse abbia pubblicato anche il suo primo libro sull''Ndrangheta con Rubettino, che era forse la sua tesi di laurea, la portò qui e il talento Rosario Rubettino non esitò un attimo a pubblicargliela. Quindi dico, questo libro ha tante date di nascita, ma soprattutto nasce così, nasce un po' dalla rabbia del fatto di non essere stati, come dire, non capiti, ma di non essere stati noi stessi anche capaci di comunicare che cos'è la Calabria, che cos'è il calabrese. E qui purtroppo poi viene l'amaro discorso della nostra classe dirigente, che è più suddita che altro, trovando interlocutori che pensano che la Calabria debba essere soltanto un granaio di voti. Mi fermo. No, e a proposito di questo, non hai perso occasione di dare tante belle stoccate alla classe politica dirigente, non soltanto quella nazionale, ma io parlo nello specifico a quella regionale. Ma sì, però devo dire con grande franchezza, al di là dei colori politici. Senza generalizzare, perché la cosa peggiore, parlando di politica, di dire che la politica è così, che la politica è collà, no, la politica è un esercizio altissimo così della nostra vita. C'è una cosa importante, la politica è necessaria, la politica. Non scambiamo la funzione e il valore della politica sulla traduzione che della politica fanno poi gli interpreti, e non generalizziamo anche sugli interpreti, però la verità è questa, che se questa regione è così, se questa regione non ha una sua, come dire, pari dignità nel dialogo e nel dibattito del paese, vuol dire che qualcosa non funziona anche qua. Sì, è vero che siamo zona destinata ad essere sacrificata, non sono state fatte le scuole, non sono state fatte le strade, le ferrovie, tutte queste cose qua. Però c'è anche, come dire, una nostra, anche di noi giornalisti, anche di noi come persone, come gente comune, c'è una nostra responsabilità, che è la responsabilità anche di non essersi ribellati, Maria Vittoria, di non essersi ribellati. Il popolo calabrese, la gente calabrese, è un popolo paziente, è un popolo che aspetta, anche fin troppo. Per questo dico, solo una rivoluzione ci salverà. Certo, non la possiamo fare con le armi in mano, perché poi sono fallite le rivoluzioni fatte con le armi in mano, ma una rivoluzione culturale la possiamo fare sicuramente, e in questo senso la possiamo fare con la Costituzione in mano, ecco, nell'ambito della legalità. C'è un passaggio proprio nel prologo appunto del libro in cui dici a uno Stato storicamente occhiuto e non governante, attento che non si superino determinati confini della legge, ma restio a mettere in campo risorse e strumenti adeguati a bonificare un marciume politico-burocratico che diventa sistema. A chi conviene e a chi è convenuto e a chi continua a convenire questo? Intanto voglio dire che lo Stato occhiuto ma non governante non è farina del mio sacco. Sì, effettivamente è in corsivo. No, ci colleghiamo qui ad un'altra cosa fatta 25 anni fa. Io 25 anni fa scrissi un libro, il titolo era Nord-Sud, l'Italia da riconciliare, un libro dove mettevo a confronto due grandi personalità della Chiesa italiana, il cardinale Carlo Maria Martini, che allora era arcivescovo di Milano, e il vescovo Giuseppe Agostino, che allora era vescovo di Crotone e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi quelle cose, uno Stato chiuso ma non governante, me le disse Agostino, e io le scrissi in quel libro Nord e Sud da riconciliare. Perché non si può dire che lo Stato non c'è in Calabria, ma la definizione esatta è questa: occhiuto ma non governante, nel senso occhiuto quanto basta ma non governante, e in questo senso manca lo Stato che deve governare. Abbiamo avuto lo Stato occhiuto, ma oggi, ad una lettura di oggi delle cose che accadono, diciamo che non è stato neanche abbastanza occhiuto. Perché se la mafia è cresciuta a dismisura, se questo fenomeno a lungo sottovalutato nei decenni passati è diventato il fenomeno più pericoloso non dell'Italia ma dell'Europa, senza confini più, probabilmente è dovuto al fatto che non è stato occhiuto abbastanza. E perché?
e perché fino a quando la mafia o l'andrangheta era un problema dei calabresi nessuno si è preoccupato, ma non avevano fatto i conti con la palma di Sciascia. Quando in una famosa intervista Sciascia disse la mafia è come la palma, Giampaolo Panza, che lo intervistava per l'Espresso, gli ha detto come? È come la palma, Giampaolo Panza, ma la palma sale piano piano e arriva anche al nord, e la mafia sale arriva dal nord in Europa e via dicendo. Cioè, fino a quando non hanno percepito che come la palma la mafia saliva, questa attenzione era sotto il livello di guardia. Quindi anche questo fenomeno, del quale la Calabria è vittima, perché questa è un'altra lettura da fare, non è possibile. Tu sei stata in Molise, sei stata a Roma, hai lavorato. La cosa peggiore qual è? Quando ti dicono, ma non sembri calabrese. E sto libro l'ho scritto pure per questo. Mi sono stufato di sentirmi dire... ma non sembri calabrese, che significa che non sembro calabrese? È la peggiore offesa che mi fai, perché che pensi, che torno lì, insomma qualche collega pensava che avesse le pecore ancora a casa, le cose, tutte, magari. Infatti, la prossima domanda era che parte appunto da una citazione che tu fai di un padre gesuita, e perché, di sì, cui tu sì, ne riporti sì. Ovviamente insomma uno stralcio del suo libro La Calabria tra il sottoterra e il cielo. Padre Stancari con la sua riflessione arriva al punto: diciamo che gli italiani considerano la Calabria una specie di appendice dell'Africa settentrionale. La Calabria fa parte di quei territori del mondo dove è avvenuta una frattura insanabile col proprio passato. Nel libro Terre profanate invece De Villene usa i sostantivi bellezza e brutalità, vabbè, poi fai altre citazioni, ma la mia domanda era proprio questa e mi hai preceduto. Questa percezione nei confronti di chi arriva da questa regione all'esterno è tutt'oggi quella di cui parla padre Stancari? Assolutamente sì. Padre Stancari tra l'altro non è calabrese, è un gesuita, però quando parlano i gesuiti ce n'è voluta, ma siamo arrivati a fare anche il papa gesuita alla fine. E padre Stancari dice questa cosa, ed è questa la percezione ancora della Calabria, forse ancora peggio, perché queste cose padre Stancari le ha detto una ventina di anni fa. Antonio, tu sto libro lo hai riletto recentemente, quindi forse la data te la ricordi meglio. E questa è la percezione che si ha della Calabria, e questa è anche la rabbia. E qui c'entra anche il nostro ruolo, Maria Vittoria, c'entra anche il nostro ruolo di operatori dell'informazione, di giornalisti, perché uno dei ruoli negativi nella formazione del pregiudizio che c'è sulla Calabria è il ruolo dei media, parlo dei media nazionali, perché vedete forse bisogna prestare più attenzione alle nostre cose, cioè ai nostri giornali, e anche fatti piccoli periodici di piccole comunità, prestare attenzione alla stampa locale, perché la stampa locale intanto avrà un futuro, è quella che sa raccontare meglio, perché c'è un capitolo nel libro, Media e pregiudizi. Mi sono chiesto, ma è mai possibile che nessun grande giornalista, neanche tra i più grandi, Montanelli, altri come lui, tante persone che ci hanno saputo raccontare il mondo, andavano a Praga, ci raccontavano tutto quello che succedeva durante l'invasione sovietica di Praga, andavano in Africa, ci raccontavano tutto dell'Africa, andavano in Asia, ci raccontavano tutto benissimo dell'Asia, non è mai sceso nessuno a raccontare la Calabria a questo paese, perché anche nella loro mentalità, nel loro magari pregiudizio meccanico, così, no? Diciamo in questa maniera, nell'automatismo del pregiudizio, per loro la Calabria non era una terra da raccontare, una terra che non esiste. Oggi non solo è una terra che non esiste per molti, ma è una terra che dà fastidio, cioè è vista con una insofferenza. Oggi c'è questo di più, questa insofferenza verso la Calabria. E però non si è capito, cioè questo paese, nelle sue mediocrità, diciamolo, mediocrità culturale, mediocrità anche dei media, non si è capito che senza la Calabria questo paese alla fine affonda, perché il problema... È vero che quello che più ci rattrista, quello che più ci fa male, del male che esiste in Calabria, ma nessuno si chiede quanto fa male a questo paese
dalle Alpi fino alla Sicilia, la corruzione che è diffusa. Noi nelle classifiche mondiali siamo uno dei paesi a più alto tasso di corruzione, poco prima di alcuni paesi africani e molto dopo di tutti i paesi europei. E questo, su questo noi dovremmo interrogarci. E allora il male della Calabria serve forse come alibi a questo paese che vive tranquillamente sulla corruzione? O ci vuole un Papa come Francesco avantieri a dire, attenzione, ricevendo lì non lo so la commissione antimafia, attenzione che guardate che il primo problema è la corruzione. Ma noi lo pensiamo da sempre che il primo problema è la corruzione, perché qui la mafia si nutre della corruzione, la mafia alimenta la corruzione, quindi se tu batti la corruzione hai molte motivazioni, molti strumenti in più per battere la mafia. Quindi vedi, insomma, il discorso la Calabria è spiegata agli italiani, ma agli italiani bisognerebbe spiegare questo paese. Se batti la corruzione, se crei lavoro, perché poi... E se crei lavoro, certo. E, a proposito di comunicazione, a proposito di giornalismo, tu che hai avuto modo di viverlo a livelli alti, no? Le alte sfere della... Mi confermi che dai nazionali vogliono solo il negativo, solo il brutto, solo le storie appunto di 'ndrangheta, solo gli omicidi, solo le cose, cioè è difficile che noi giornalisti e operatori dell'informazione e della comunicazione delle regioni del sud e specialmente appunto della Calabria riusciamo a sfondare questo muro e a dire guardate che non c'è solo questo, guardate che ci sono tante realtà belle, tante realtà positive, tante realtà che potrebbero fare scuola ovunque. No, perché ovviamente il cliché è quello, ovviamente negativo, e quindi dalla Calabria chiedono solo ed esclusivamente quello. È difficile anche per noi far passare a livello alto, a livello quindi mi riferisco ai notiziari nazionali, le notizie belle, le belle notizie, i fatti belli, positivi, è così? Sì, non solo te lo confermo, ma ho, come dire, esperienza di queste cose e ho lottato, forse come Don Chisciotte, contro i mulini a vento, ma ho lottato e alcune volte ho vinto. Adriana qui si ricorderà alcune cose, delle cose fatte in Rai, buone e belle, passate in nazionale, molti documentari. Non lo sapesse, diciamo che Adriana è una nostra collega della segreteria Rai di Cosenza. Che succede? Succede che c'è l'automatismo anche in questo. Vi racconto un episodio. C'è stato il periodo, vi ricordate, dei sequestri in Calabria, insomma non ne potevamo più tutti i giorni, però poi quel periodo è passato, ma il cliché, l'etichetta è rimasta. Io ero ancora caporedattore della Rai in Calabria, mi arriva una telefonata da un telegiornale, mi ricordo se era il 2 o l'1, senti, guarda, c'è stato un sequestro in Calabria, ma come ancora non lo sai? Dice, c'è sulle agenzie, chiudo il telefono, ma prima di guardare le agenzie comincio a chiamare Legione dei Carabinieri, Questori, cose, c'è stato un sequestro, nessuno sapeva niente. Portatemi questa agenzia, prendo l'agenzia, il sequestro era stato in Puglia. E però quello sequestro ha chiamato in Calabria prima di leggere, perché ecco, il cliché, l'etichetta era quella. E, Maria Vittoria, le cose per farle passare certe volte bisogna fare battaglie, fatele, perché la Calabria passa se la si propone in una certa maniera. In quel periodo triste della Calabria, il direttore del TG1 era Nuccio Fava. Tutti sapete che Nuccio Fava è meridionale, calabrese, mezzo messinese, di qua e di là del faro, come si dice. Un giorno, di fronte a tante cose che erano successe in Calabria di nera, il suo telegiornale delle 20 la sera era pieno di queste cose, mi ha chiamato e mi ha detto, senti, al TG1 di questa sera io devo chiudere il telegiornale con un fatto culturale sulla Calabria. Che potevi fare 2 ore prima? Prendo un po' di immagine del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria e confeziono, mi invento una cosa, il bronzo, queste cose qua, e lo mettiamo al TG1. Quella sera andate in onda, gli omicidi di qua, le cose di là, e in chiusura il TG1 col museo.
tante altre cose sono passate. Dipende anche, come dire, dalla proposta che si fa e soprattutto dalla continuità delle proposte che si fanno, perché prima o dopo ti debbono dire di sì. Ci sono mille cose da fare, anche cose belle. E io voglio ricordare, come dire, che nel mio periodo, che è stato lungo, di vita professionale in Calabria, in quel telegiornale regionale abbiamo provato, come dire, a fare un telegiornale di questo tipo, senza, come dire, nascondere la cronaca, perché noi viviamo di cronaca, mica si può fare un giornale di cose belle. Una volta in Svizzera hanno deciso di fare un quotidiano delle belle notizie e ha chiuso dopo una settimana, insomma, non gli interessano a nessuno le buone notizie. Però abbiamo fatto, stamattina c'era Francesco Bevilacqua e ci ricordavamo, io mi dimentico le cose, per esempio abbiamo fatto un viaggio nella natura in Calabria, io chiamai Francesco Bevilacqua e gli dissi: scrivimi 20 testi sulle cose più belle secondo te della natura in Calabria, dal Pollino fino all'Aspromonte. Con queste cose in mano, un operatore di grande qualità come Ugo Rendace, abbiamo fatto ogni settimana viaggio nella natura, poi abbiamo fatto la rubrica Weekend Cultura. La prima rubrica di libri in un telegiornale regionale è stata fatta in Calabria, il mercoledì dei libri, una cosa del genere, dove ci sono arrivati in quegli anni nomi di un certo tipo. Una telefonata, uno dice: sai, c'è uno emigrato in Germania che ha scritto un libro di poesie, si chiama Carmine Abate, fatelo venire. E abbiamo intervistato una telefonata da un compagno di scuola da Santa Cristina d'Aspromonte: sai, un mio cugino ha scritto un romanzo, si chiama Mimmo Gangemi, fallo venire. Ecco, come dire, certe volte come nascono, come dire, le cose. Ecco, bisogna avere una consapevolezza della nostra, come dire, qualità culturale, avere prima di tutto noi questa consapevolezza e cercare di diffonderla ogni giorno quando possiamo. E, a proposito di rivoluzione, tu l'hai detto all'inizio, bisogna fare la rivoluzione, ovviamente in modo metaforico, una rivoluzione culturale. Io non so quanto tempo ancora abbiamo a disposizione, però mi faceva piacere leggere proprio una delle ultime, forse l'ultima pagina del libro, dove tu dici: per cambiare serve una rivoluzione culturale, un mutamento di mentalità, un progetto che avvicini la società del nord, che cammina veloce, e la società del sud, ferma suo malgrado. Bisognerebbe fare il lavoro incompiuto della liberazione del paese dopo il fascismo e la guerra. C'è un articolo della nostra Costituzione, l'articolo 4, secondo comma, che recita: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. È un incoraggiamento a scendere in campo con la Costituzione in mano per costruire il futuro. Una sollecitazione culturale e politica che onora la memoria dei padri della patria. Un monito a non delegare passivamente, ma a rendersi protagonisti attivi. I calabresi onesti possono riprendersi la loro terra se sono disposti a metterci le mani per ripulirla. E lo Stato, ho chiuso sempre per fare riferimento a quanto dicevamo prima, ha il dovere di diventare governante con la missione di cancellare un vizio d'origine anacronistico che non ha più ragione d'essere dopo quasi due secoli. Scendere in campo chiedendo più Stato per cambiare non è questione politico-ideologica, ma ricerca democratica di uguaglianza e di riconoscimento dei diritti della persona, uguali per tutti nei territori di una stessa nazione. È una questione di sopravvivenza per l'Italia, perché tu, per l'appunto, prima dicevi: l'Italia non può esistere senza la Calabria, e hai riportato anche una citazione, insomma, di chi ha detto: se è vero che la Calabria, insomma, è il piede dell'Italia, un piede in cancrena, è ovvio che poi va ad infettare l'intero corpo. Sì, questo l'aveva detto un presidente della Confindustria negli anni Ottanta, durante un convegno a Catanzaro, ora non ricordo il nome, è stato un mitico presidente della Confindustria, ma di 30 anni fa. Vabbè, non ha importanza il nome, era un industriale del nord, e venne a Catanzaro per un convegno e io gli feci proprio questa domanda, ecco, se si poteva fare a meno, se il paese
si poteva pensare che si potesse fare a meno della carta. E lui mi rispose in quella maniera, cioè senza un arto, cioè un corpo senza un arto, insomma è un corpo, come dire, che non è non in tutte le sue... E quindi questa idea che si possa fare almeno della Calabria, tra l'altro la Calabria, dicevi tu leggendo lì, chiede più Stato. Guardate che di solito in queste situazioni dove ci sono queste anomalie costituzionali, chiamiamolo, perché questo della Calabria è un'anomalia, perché se noi andiamo a vedere anche nelle terre di grandi civiltà, immagino paesi come l'Egitto o altri paesi dell'India, regione dell'India o della Cina, ci sono territori sottosviluppati, ma un territorio sottosviluppato nell'ambito di una stessa nazione, sotto lo stesso manto costituzionale e nell'ambito di una grande regione come quella europea, il caso della Calabria è unico. E questa è l'anomalia costituzionale. Ma è mai possibile che ci possa essere una parte di questo territorio, di un grande paese, di questo territorio, di un grande continente, che sia nelle condizioni della Calabria? Perché? Ed è il perché di tutto questo libro, il chiedersi, l'interrogarsi. E bisogna uscire da questa situazione. Bisogna uscire come? Certo, se avessi le ricette, insomma, non lo so. Poi non tocca a me, non compete a me. Io scrivo libri, ho fatto il giornalista, ogni tanto mi capita di scrivere un libro, ma oggi la situazione è questa, e cercare di far capire questo messaggio. Guardate che far uscire la Calabria da questa condizione di sottosviluppo non è che ci fate un favore, un piacere, vi conviene. Cioè il messaggio che deve passare al paese è che far uscire la Calabria dall'arretratezza, dal sottosviluppo, ma anche dal degrado civile che c'è ed è diffuso, è qualcosa che conviene, perché questo paese non può presentarsi all'Europa in queste condizioni, con una parte di questo territorio, non solo la Calabria, ma poi se ampliamo il discorso a tutta l'Italia meridionale, con una Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle fratture. Cioè non si è compiuto il percorso dell'unità di questo paese, e la Calabria stranamente non è una terra che dice ah, è così, ce ne vogliamo andare. No, vedete quello che sta succedendo in questi giorni in Spagna con la Catalogna e la Spagna. Lì insomma bisogna anche riflettere e ragionarci, insomma quelli per 700 anni hanno avuto una loro autonomia, quindi è facile da fuori magari dire ah, questi che vogliono, insomma, ma non entriamo in queste valutazioni, in queste riflessioni. La Calabria chiede più Stato, no? non vuole andarsene, salvo quando succedono alcune cose, insomma, che qualcuno pensa a disegni diciamo di un certo tipo che sono accaduti, insomma, negli anni passati, così siamo stati sfiorati da questi pericoli. Ma la Calabria chiede più Stato, e chiede più Stato una regione che è stata sacrificata proprio dallo Stato, che ha sempre visto questo Stato lontano. È inutile che diciamo balle quando diciamo ogni tanto scende qualcuno, quando succede qualcosa, lo Stato c'è. Ma spiegatemi, c'è. Quando c'è chi sottrae sovranità allo Stato, quando ci sono aree di questa regione dove io domani mattina mi alzo e non posso aprire un esercizio commerciale senza non andare alla Camera di Commercio, ma andare da un'altra parte a chiedere se posso mettere questo esercizio commerciale. E allora se questa sovranità non c'è, qui non c'è la sovranità, non c'è la democrazia e non c'è la libertà. Noi per riprenderci la Calabria vogliamo riprenderci anche la nostra libertà. Il punto è questo. Di una democrazia a scartamento ridotto. Ecco, la nostra democrazia è una democrazia a scartamento ridotto, e non vogliamo conflitti, non vogliamo ribellioni inutili, vogliamo soltanto, dobbiamo soltanto cercare di capire quale può essere la via maestra, e se qualche giorno qualcuno nella politica riuscisse a pensare di fare una cosa che io riporto nel libro, che è detta da Sergio Zoppi, che è un grande storico, autore anche di Rubettino, autorevole personaggio del nostro paese, poco conosciuto perché persona molto riservata, che un certo giorno mi ha detto, sai, la Calabria ci vuole che la Calabria entri nel cuore dello Stato e che il senso dello Stato
scenda nelle coscienze di tutti i calabresi. Ecco, due, tre parole. Lui poi è amico di Dio Guardi, fanno ste cose, anche se sono vecchi, fanno delle cose, dicono delle cose bellissime, nessuno certe volte le ascolta, ma chissà, ecco, se questo messaggio passa, soprattutto immaginando che è conveniente per la Calabria che si faccia così. Qui ci sono tanti... Ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che immagino in questi giorni, insomma, del festival abbiano partecipato attivamente proprio a queste giornate e con grande coscienza, con grande presa di coscienza. Io credo che siano che solo loro possano essere i fautori di questo cambiamento. Sì, ma non tanto. Loro sì, ma noi dobbiamo ancora assolvere i nostri peccati. Parlo la mia generazione, perché sta storia che il futuro lo debbono è nelle mani dei giovani, è una storia che certe volte a loro serve, ma certe volte serve per fregarli. E parlavo di cambiamento di mentalità. È cambiamento di mentalità, sì, e la debbono fare cambiare a noi, perché probabilmente, sai, quando in una famiglia, cioè, succede che la generazione che viene dopo si trova in difficoltà, tu non devi cominciare a dire: ah, questi qua non sanno fare come facevamo noi. No, devi dire: dove ho sbagliato, se loro sono così? Dove ho sbagliato? Ma ce le dobbiamo assumere, tutti quanti, perché se siamo così, probabilmente è perché abbiamo sbagliato. E mettiamoci tutti, diceva Padre Sorge, che altro grande personaggio della Chiesa italiana che ho avuto la fortuna di intervistare tantissime volte, quante cose che ho fatto che mi ricordo. Padre Sorge mi diceva, devo fare un altro libro. Padre Sorge diceva sempre: bisogna impolverarsi un po', è inutile andare a messa la domenica, fare i buoni cristiani, bisogna scendere nella strada e impolverarsi. Erano i momenti, come si dire, delle primavere di Palermo, di quando il sindaco dell'epoca di Soveria Mannelli faceva venire Leoluco Orlando a Soveria Mannelli, quante cose che ha fatto. Anche telefonata alle 2 di notte, quando non c'erano i telefonini, chiamava a casa alle 2 di notte, mi svegliava la figlia, dice: mi è venuta un'idea, ma non ti può venire domani mattina? No, e alle 2 di notte gli veniva l'idea a Mario Caligiuri. Quindi, per dire, però sono d'accordo con te, non è che non ho voluto rispondere alla domanda, tocca ai giovani, perché loro, rispetto alle generazioni precedenti, hanno in più una cosa: sono più formati, sono più consapevoli, sono delle risorse e delle intelligenze vere e autentiche, tanto che quando qualcuno di loro decide di partire, o lo costringono a partire, perché in Calabria non si decide di partire, ti costringono a partire e va fuori, allora sto talento esplode. E purtroppo però sto talento esplode fuori, mentre prima partivano le braccia negli anni 50 o anche prima, i grandi nostri eroici emigrati che portavano le loro braccia per lo sviluppo di altro paese, per poter fare le rimesse da mandare a casa. Oggi ci partono le intelligenze, questo è un guaio, non solo, perché la maggior parte di loro oltretutto si formano in Calabria, ed è una cosa stupida che tu formi una persona e dopo che l'hai formata, hai investito anche, come dire, economicamente in quella loro formazione, poi se ne vanno e quell'investimento tuo se lo utilizzano da un'altra parte. Insomma, sai, Maria Vittoria, il discorso è quello che vuoi che ti dica. Chiediamo al pubblico, buonasera, chiediamo al pubblico e chiediamo soprattutto ai ragazzi se c'è, insomma, qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda, che vuole fare qualche riflessione. Prego. Buonasera, io mi chiamo Antonio Cima, vengo da Mantea. Sono venuto qua perché sono stato incuriosito dal titolo dell'evento, Sciabica, che per me, che vengo da un paese marinaro, io sono figlio di pescatori, so benissimo cos'è la sciabica, trovarlo associato ad un evento di un paese montano è veramente una fantasia enorme, una cosa piacevolissima. Ovviamente non intervengo per questo, ma
nel merito. Io ho fatto tutta la mia vita l'informatico, ho sviluppato progetti e software per far funzionare i computer, però parallelamente ho avuto sempre la passione di interessarmi ai territori. Gestisco un sito, adesso che sono in pensione, su cui è documentata tutta la Calabria, tutte le cose che esistono in Calabria, tutte le cose che si fanno in Calabria, veramente tutto, si chiama webbiamo.it. Io vivo intensamente da calabrese, sono stato 10 anni fuori, di cui 17 anni fuori, di cui 10 anni a Milano, e vengo al dunque. Pur riconoscendo le grandi qualità, le doti che abbiamo, una riflessione su come siamo fatti i calabresi la dobbiamo pur fare. Io penso che, non la faccio lunga, penso che all'origine della nostra incapacità di svilupparci c'è quell'assenza di autodeterminazione che è basata, io ho scritto un piccolo saggio su questa cosa, sulla mappa mentale, lo chiamo io. Che significa? Questo discorso l'ho fatto una volta con un dirigente della Fiat in cui sono andato a fare un lavoro. Quando al nord, e badate bene a questo principio, che secondo me è determinante, quando alla gente del nord succede qualcosa e devono risolvere quelle evenienze, si attivano con la loro tasca, con le loro mani, con il loro saper fare, con tutto quello che riguarda le loro possibilità, e risolvono. Quando ad un calabrese succede qualcosa, innesca la mappa mentale. Ognuno di noi, tutti quelli che siamo qua, abbiamo una nostra mappa mentale. In relazione al bisogno che si determina in quel momento, cerchiamo una via di salvezza ai livelli superiori. Tutti noi, in relazione al bisogno che abbiamo, ci rivolgiamo in genere, ora non è un fatto assoluto questo, ci rivolgiamo sempre a qualcuno che possa intermediare, intercedere su quel nostro bisogno. Quando questa usanza, questo problema, perché è un problema in realtà, riusciremo a risolvere, quando saremo autodeterminati, certamente la Calabria ha intelligenze, risorse umane, risorse ambientali straordinarie da poterne... Non so cosa ne pensano i nostri relatori. No, io sono... Ha ragione il signore, io sono d'accordo, ma l'ho detto all'inizio. Se non sbaglio l'ho detto proprio all'inizio, quando ho detto prima la manna dal cielo, intendevo proprio esattamente quello che diceva lei. Aspettiamo sempre che sia qualcun altro a risolverci il problema. E invece dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere il contrario, e cioè dovrebbe essere ciascun cittadino a appunto tirarsi sulle maniche e a risolversi i propri di problemi. Una cosa che io non sopporto dei calabresi, io sono calabrese, è il fatto che ognuno si coltivi il proprio orticello. Le case incompiute, vedi sti palazzoni tutti di cemento, dentro saranno anche bellissimi eccetera eccetera, ma sono scheletri. Ad Anna Rosa Macri piacciono tanto, perché lei in queste cose, Anna Rosa Macri, ovviamente non c'è bisogno che vi dica insomma chi è stata qua ieri, è stata madrina del festival. A lei per esempio piacciono tanto, spesso con Anna Rosa abbiamo avuto delle discussioni, dei confronti serrati su questa cosa. A me non piacciono gli scheletri e non mi piace vedere le cose non finite, perché rendere la tua casa bella non lo devi fare solo per te, ma lo devi fare anche per gli altri, per chi da quella via ci passa. E quando io sono arrivata oggi pomeriggio a Soveria Mannelli, in una curva ho visto, prima di arrivare qui, una casetta modesta, però tenuta bene, con tanti fiori, tante fioriere sul balcone pieni di gerani. Quello è fare anche, rendere bello un qualcosa, e di quel bello ne godono anche gli altri. Invece qui c'è la mentalità del non finito, del coltivarsi la propria... Perché
tanto voglio dire il resto di quello degli altri, che cosa mi importa? Cioè questo pensare sempre ed esclusivamente solo a se stessi, manca secondo me il pensiero e l'idea di fare del bene anche per la collettività, e che noi facciamo parte di un sistema, non siamo degli individui, siamo fin troppo individualisti. Io invece sarei sempre per il gioco di squadra, per la rete. Secondo me forse soltanto quando effettivamente ci renderemo conto di questo, secondo me, insomma, io la penso come il Signore, credo che il Signore abbia ragione. Una brevissima cosa, non lo diciamo ad Anna Rosa, che sono d'accordo con te per il fatto delle case, non lo diciamo ad Anna Rosa. A lei piace il computer? Non lo diciamo ad Anna Rosa. C'è un discorso, non per giustificare, lei ha ragione, insomma, poi sa, c'è anche un altro discorso per girare il coltello nella ferita, cioè quello dell'invidia, insomma, noi siamo campioni in Calabria. Il ministro Minniti al meeting di Rimini ha raccontato un episodio sul pastore che gli regalavano le pecore, cose, e Antonio l'ha messa su Facebook, io l'ho vista, però poi ho mandato un messaggio anche al ministro Minniti, perché ci conosciamo da anni, insomma, e non era proprio come lo diceva lui, era peggio. E la storia delle pecore, così ve la racconto in breve, che riguarda l'invidia del calabrese. Allora dice che ad un pastore viene in sogno il Signore e gli dice: sai, ti voglio fare un dono, un regalo, tu quante pecore hai? 50 pecore. Te ne regalo 200, no, non li voglio. Te ne regalo 500, no, non li voglio. E insomma, a questo punto il Signore dice: ti regalo 1000 pecore, non li voglio. Ma che vuoi? Fagli morire la pecora al mio vicino. È bellissima, guardate, tra l'altro non è mia, ma per la prima volta l'ho sentita raccontare a Massimo Vitale, che è stato l'amministratore delegato della Med Center al porto di Gioia Tauro, un economista, uno studioso. Prima di andarsene dalla Calabria ha scritto un articolo: guardate, la Calabria è una terra meravigliosa, però vi voglio raccontare questa cosa che me l'hanno detta, e guardatevi proprio da questa cosa. Voglio che muoia la pecora del mio vicino. Detto questo, però, insomma, così tra il sorriso e forse anche un po' pure tra la verità, detto questo, noi non dobbiamo giustificare questi comportamenti che lei diceva, questi vittimismi, questa rassegnazione, però forse li dobbiamo comprendere, perché un bambino che va a scuola, il primo giorno di scuola, e lo mettono in punizione dietro la lavagna, e questo senza sapere e senza spiegargli un perché, in punizione dietro la lavagna, mentre gli altri stanno tutti seduti al banco a studiare, questo bambino è il calabrese, e quindi come cresce? Cresce così. Questa è la metafora che ho usato nel libro. La metafora che ho usato anche nel libro, cresce così. E altro che metafora, questa storia del bambino è come far ricordare un'altra cosa del libro, che uso un termine, insomma, che è un pochino irriguardoso anche per un grande scrittore, per un grande uomo della nostra letteratura e del mondo di Amicis. Io dico che è stato un polpettone letterario il libro Cuore, ci siamo tutti commossi con questo cavolo di libro Cuore, però ve la ricordate la storia, l'episodio del bambino calabrese che arriva a Torino e il maestro, il direttore lo accompagna nella classe e gli dice: bambini, vogliate bene a questo bambino che viene da una terra povera, e qui t'ha beccato il calabrese, fregato, perché quello è il tuo destino, vogliategli bene che è un disgraziato, è un povero. Non è che ha scritto viene da una regione che dobbiamo portare, come dire, agli stessi livelli degli altri e pensare che sia una terra come quella. No, De Amicis, libro Cuore, bambino povero della Calabria, vogliategli bene. E poi la cosa è continuata così, al massimo ci vogliono bene, ma poi hanno smesso pure di volerci bene, insomma, ecco, per dire. E allora non è giustificabile quello che lei ha denunciato, perché è vero, cioè non c'è giustificazione per quello che lei dice, ma c'è forse, come dire, un motivo per comprendere. Possiamo cambiare se qualche cosa cambia, ecco, se qualche cosa cambia, se un barlume di speranza, se una luce in fondo al tunnel, cominciamo a intravederla, poi possiamo anche pretendere che si cambi. Perché certe volte come si fa, Maria Vittoria, a pretendere che si cambi ad un giovane che non ha, un giovane o un meno giovane che non ha prospettive? Sai, mica siamo tutti che abbiamo fatto la scuola o andiamo dallo psicanalista o andiamo al massimo, qua il nostro psicanalista è il parroco, ma oggi pure la Chiesa è un pochino in crisi, quindi manco dal parroco possiamo più andare a farci consolare e darci un incoraggiamento.
perché anche questa è una storia da dire, insomma, che nel libro non l'ho scritta, ma forse potrebbe essere un'altra storia. La Chiesa che in Calabria dovrebbe avere, come dire, un ruolo determinante per incendiare gli animi, per invitare tutti a ribellarsi, perché se ci invita la Chiesa a ribellarsi possiamo avere, come dire, la patente del ribelle. Ecco. E però, ecco, e allora che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna fare? Da dove bisogna cominciare? Bisogna cominciare col parlare con le maestre della prima elementare. Vogliamo cambiare questa regione? Cominciamo a parlare con le maestre della prima elementare e poi avere la pazienza di aspettare. Loro hanno un compito grande, perché quando hanno un innocente davanti che ancora deve, che è ancora incontaminato, non ha subito le contaminazioni di questa società e di questa comunità di cui si diceva prima, ecco, allora lì c'è la possibilità di far cominciare a crescere, come dire, le coscienze e i calabresi adulti del domani. Io su questo direi che veramente possiamo concludere qui, anche perché so che alle 17.30 c'è un altro incontro in un altro luogo, quindi diamo il tempo a tutti coloro che volessero partecipare di raggiungere l'altro plesso. Grazie ovviamente a tutti voi per essere stati con noi, per essere stati qui. Grazie. Grazie a nome della città e della Rubettino Editore a Maria Vittoria Morano e a Domenico Nunnari. Volevo ricordare che alle 17.30 ci troveremo nella splendida cornice della Biblioteca Caligiuri per un incontro con la storica del libro Antonella da Vinci e con il professor Mario Caligiuri su un tema bellissimo, il viaggio dei libri, leggere al tempo di Tommaso Campanella. Vi ricordo dopo che alle 19 c'è l'incontro con Franco Farinelli alla Casa delle Idee, l'ex Mercato Coperto. Franco Farinelli è uno dei massimi geografi viventi, vi invito davvero a non perderlo. E alle 21.30 qua un concerto dei Coralira introdotti dai nostri Notte Battente. Vi ricordo ancora che tutti i video che delle lezioni e degli incontri, degli appuntamenti dello Sciabaca Festival sono disponibili sulla piattaforma internet Liberi TV, lo saranno presto sul sito del Comune, sui nostri social. Insomma, se avete perso qualcosa c'è modo di recuperare. Buon proseguimento.